lato nord rivolto verso... questo è un altro cimitero, eccolo qua, eccolo qua. Io butterei qua. La secchetella l'abbiamo conosciuta tramite i pescatori di Massaro Benz e abbiamo fatto le prime missioni negli anni 90 con Vincenzo Coppola, Lorenzo Coccione, che erano dei subacquei già avanzati per fare delle immersioni intorno ai 50-60 metri, ma erano molto limitati perché le immersioni duravano poco e quindi la secchetella è stata poco esplorata. Questa è una secca che si trova nelle cosiddette bocche di Capri e quindi è una secca, possiamo dire, quasi di mare aperto, nonostante la profondità non sia eccessiva, in realtà non rientra tra le secche storiche per quello che riguarda per esempio la pesca al corallo. È particolare in quanto, essendo abbastanza distante dalle secche più interne, non risente del problema, diciamo, poi più grave di cui risentono le biocenosi coralligene, che è l'infangamento, quindi l'eccesso di materiale in sospensione che tende a sedimentare. Questi sono degli ambienti per l'appunto profondi e di solito non sono particolarmente tutelati all'interno delle aree marine protette. Noi qui ci troviamo in una zona che rientra nella pertinenza dell'area marina protetta di Punta Campanella, ma a queste profondità, quindi oltre i 50 metri, purtroppo non c'è una tutela adeguata per questi habitat. In questa particolare immagine vediamo un antozoo molto particolare, la Dendrophyllia ramea, che è un organismo coloniale molto raro, e vedete con i polipi espansi bianchi, che fornisce un'ulteriore dimostrazione della biodiversità elevata di questo punto. Può essere considerato un hotspot di biodiversità mediterranea, assolutamente.